Questa volta non c'è bisogno che vi preoccupiate di avere spoiler, perché non ce ne saranno. Cioè, quello che vi sto a raccontare si fermerà alla fine della terza stagione e non aggiungerò cose che avvengono dopo. C'è un enorme problema con Jasper, perché tutti hanno, insomma, i loro problemi, i loro difetti, perché dal momento stesso in cui siamo umani, abbiamo dei difetti. Jasper è tutto tranne che umana. Jasper è perfetta, ma è perfetta davvero. Lei basta se stessa, insomma, quando fate una fusione, insomma, finora tutte le volte in cui vi ho parlato di fusioni, si trattava sempre di persone che non bastavano a se stesse, di personaggi che avevano bisogno di qualcun altro e che quindi si completavano o si avvicinavano al completarsi, fondendosi con qualcun altro. Jasper non ne ha bisogno, Jasper è perfetta. Jasper è maledetta, perché dal momento stesso in cui è perfetta, è destinata a soffrire. Jasper è nata in mezzo a centinaia e centinaia di gemme difettose. Lei è stata creata per essere perfetta ed è uscita perfetta. Ed è l'unica cosa che tutti quanti noteranno di lei. Ed è l'unica cosa che la rende speciale, il suo essere perfetta. E quindi Jasper viene apprezzata. Jasper non si sente sola perché per quanto lei basti se stessa, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto lei abbia un brutto carattere, lei è perfetta. E dal momento stesso in cui è perfetta, ha l'attenzione di tutti, è amata da tutti, non ha problemi. E che problemi mai dovrebbe avere? Tutto cambia quando Jasper arriva sulla Terra. Sulla Terra lei si aspetta di affrontare delle gemme difettose e la prima cosa che dice quando le vede è che sono difettose. Lei è superiore a Peridot perché Peridot è della seconda era, è inferiore a Jasper e Jasper è perfetta. Potete dirmi quanto vuoi che non è giusto sentirsi perfetti, ma lei lo è davvero, è qui il problema. Avete presente la famosa frase "chi non ha peccato scagli la prima pietra"? Beh, lei non ha peccato, lei è davvero perfetta, non ha nulla che non vada rispetto a come doveva essere. Certo, è strafottente, superficiale, ma chi nel pianeta natale non lo è? Quindi, per una gemma del pianeta natale, è perfetta, non ha nulla che non vada. E quando arriva sulla Terra, chi è che riesce a sconfiggerla? Chi è che le fa il culo? Delle gemme difettose. Delle gemme difettose, perché Garnet, Ametista e Perla, per il pianeta natale, sono tutte e tre difettose. Ametista è più piccola rispetto a quello che dovrebbe essere. Perla ha disertato e quindi non è una perfetta perla dovrebbe obbedire agli ordini. Garnet è una fusione eterogenea. È una cosa che non è nemmeno concepibile per le gemme perché è estremamente difettosa, perché non ha davvero i poteri di un rubino, ma non ha davvero nemmeno i poteri di uno zaffiro. È una via di mezzo e non va bene, non è la perfezione. È su una scala da 1 a 10, lei è 5, perché è metà e metà. E poi c'è Steven, che è ancora peggio. Steven è una gemma incastonata in un essere umano. Cioè, non è una gemma e non è nemmeno un essere umano, quindi è imperfetto come essere umano e imperfetto come gemma. E Jasper non può accettare che queste quattro creature imperfette l'abbiano battuta. Perché? Perché se Jasper è perfetta e tutti la adorano perché è perfetta, e i rubini fanno a botte fra di loro per poterla vedere dal vivo, perché è talmente perfetta ad essere diventata un idolo. E tutti la amano solo perché è perfetta. Se Jasper scopre di essere imperfetta, ha perso tutto. L'unica cosa per cui la gente l'apprezza, l'unico motivo per cui la gente un pochino la ama, è che lei è perfetta. E se Jasper non è più perfetta, se davvero chiunque può essere perfetto, lei non è più nulla. Tutti quanti possiamo dire, io ho questa imperfezione che mi rende unico. Jasper no, Jasper è perfetta, è quello che tutti vorrebbero essere, eppure non è felice. Perché? Perché essendo perfetta, è maledetta. Per Jasper, essere perfetta e avere una gemma come Ametista che riesce a batterla, è una cosa terrificante. È un po' come se voi foste bravi in una sola materia a scuola e prendeste sempre 10 in quella materia, finché a un certo punto non scoprite che anche gli altri, senza impegnarsi, senza sapere che cosa stiano facendo, così perché per caso la maestra ha deciso che anche loro sono simpatici, inizia a dar loro gli stessi voti che dà a te. Se tu sei bravissimo e prendi 10, ma prendono 10 anche le persone che non sono davvero brave, a che cosa serve quel 10? A che cosa serve il voto che ti hanno dato? Non ha più significato se chiunque può prendere 10. Come dicono gli incredibili, se tutti siamo speciali, alla fine nessuno è speciale. Jasper ripudia ogni tipo di fusione, non solo quella eterogenea. Perché? Perché, come ho detto, Jasper basta a se stessa. Jasper è felice di essere così com'è. E non ha
bisogno di qualcun altro, noi abbiamo stupidamente bisogno di avere qualcuno da amare, perché noi siamo imperfetti, abbiamo bisogno di qualcuno che ci completi, come se fossimo due pezzi di puzzle che non bastano l'uno all'altro. Jasper, poveretta, no. Jasper è un pezzo di puzzle unico, un pezzo di puzzle perfetto che non ha agganci, non ha pezzi mancanti a cui gli altri si possono attaccare, ma che essendo così non può più far parte di un puzzle, è solo un pezzo da solo. Jasper è sola. Sola, non sente il bisogno degli altri e gli altri sentono tutti quanti il bisogno di lei e nessuno cerca di comprendere che qualcosa non va in lei perché lei è perfetta e nessuno si può preoccupare dei problemi di una creatura che è perfetta. E quando finalmente Steven lo fa, lei si sente presa per il culo. Sia perché la persona che lo fa è imperfetta, sia perché la persona che lo fa è la stessa che ha tradito il suo pianeta, rendendosi quindi molto più imperfetta di quanto non fosse già. Jasper si impegna per essere perfetta, Jasper si impegna per portare a termine il suo compito, Jasper si impegna per fare tutto questo. E tutto quanto le viene portato via quando incontra delle gemme imperfette, che dimostrano che la sua perfezione non vale nulla. E se sul pianeta natale tutti possono essere valutati con un voto di perfezione da 1 a 10, sulla Terra non è così. Sulla Terra è l'unicità che conta. Sulla Terra nulla ha senso. Sulla Terra i numeri non hanno senso. E Jasper, nella sua perfezione, non ha più nulla. Come se tutto ciò in cui lei fosse brava fosse improvvisamente sfumato nel nulla. E così Jasper si fonde con Lapis. Non perché ha bisogno di Lapis, ma perché vuole a tutti i costi una fusione qualsiasi, con qualsiasi gemma, pur di battere, perché lei è mossa dalla rabbia in quel momento, perché ha paura, ha dannatamente paura, che la sua essenza stessa non valga più nulla, che la sua perfezione non esista più, perché qui il metro è completamente diverso. E per quanto Lapis la faccia sentire prigioniera, alla fine Jasper chiede una sola cosa a Lapis, di poter tornare con lei. Perché? Perché Jasper era perfetta. E ora che si è fusa, ora che si è fusa, ha scoperto che c'è qualcosa di diverso dalla perfezione. Ha scoperto che la sua perfezione, che era un 100 su 100, è un 100 su 100 solo sul pianeta natale. Che c'è altro? C'è altro che può renderla più piena, più completa. E essere una fusione, essere parte di Lapis, essere parte di una cosa completamente nuova, cioè Malachite, fa in modo che Jasper scopra che la sua perfezione è bellissima, è perfetta, ma l'imperfezione è una cosa completamente nuova, più interessante, perché ormai lei alla perfezione si è abituata. L'imperfezione ha qualcosa di buono, l'imperfezione ha qualcosa di speciale. E Jasper non può concepirlo, non può comprendere una cosa così complessa come il pensare che l'imperfezione possa essere meglio della perfezione. E infatti inizia a capirla minimamente solo quando diventa imperfetta. Tuttora non sappiamo perché Jasper si sia corrotta. Potrebbe essere per emozioni e sentimenti troppo forti. Può essere perché si sia fuso con una gemma corrotta. Può essere che abbia condiviso ricordi con una gemma corrotta. Ma per ora non lo sappiamo. Ma immaginate come deve stare Jasper ora. Che nulla ha più senso. Ora che la sua perfezione non esiste più in nessun modo, in nessun senso. Ora che la sua perfezione non significa più nulla, è solo aria fritta. Parole dette al vento. Immaginate che tutto ciò che siete, tutto ciò in cui siete bravi, fosse trasformato in un nulla. E che voi stessi veniste trasformati in una cosa imperfetta per essere puniti della vostra perfezione. È un tale controsenso, una cosa tanto inconcepibile, ma così brutta, che è terribile. Immaginate quanto deve essere brutto essere corrotti. Smettere di ricordare chi sei, non ricordare più che cosa sei, non ricordare più da dove vieni, saresti in grado di vedere la persona più importante per te e di ucciderla, perché non sai più che cosa stai facendo, perché non te ne rendi più conto, perché tutto ciò che eri non c'è più, perché quella parte del cervello che ti ha reso ciò che sei non c'è più, è sparito tutto in una nuvola di fumo. È terribile. Prendere una persona e toglierle tutto ciò che è. E sia Jasper che Peridot si sono ritrovate nella situazione di essere perdute sulla Terra e non sapere che pesci prendere, non sapere dove andare, sentirsi sole e abbandonate su un pianeta morente. Ma Peridot è stata molto più forte di Jasper, perché Peridot, con la sua imperfezione, ha dovuto combattere per autodeterminarsi, per dimostrare che lei aveva un ruolo.
Mary Dot ha sempre dovuto dimostrare al mondo e a se stessa che aveva un valore. Jasper no. Jasper è nata con la scritta in fronte, sono perfetta. Non ha dovuto combattere per dimostrarlo a se stessa. Non ha dovuto combattere per dimostrare agli altri che lei valeva qualcosa. Le è stato dato. Per questo Jasper è più debole. Per questo Jasper è più fragile. Perché Jasper non ha ancora dovuto affrontare tutto questo. Non ha ancora dovuto fare questa fatica enorme. E quindi non appena si trova perduta su un pianeta sconosciuto, dove tutto ciò che contava per lei non ha più senso. Beh, in una situazione del genere, Jasper non è riuscito a resistere. Questo rende Peridot molto, molto più forte di Jasper. La rende una persona molto più completa, nonostante Jasper credesse di essere perfetta. La perfezione di Jasper è creata su una sola metrica, come quella dell'arianesimo, ok? È una perfezione immaginaria, decisa da qualcuno che ha deciso dei canoni. Ma in realtà la perfezione è una cosa che ci siamo inventati noi esseri umani. E che nel mondo naturale, in realtà, non è ciò che potrebbe sembrare. Jasper non è colpevole di tutto questo. Jasper non è colpevole della sua perfezione, non è colpevole della sua sofferenza, non è colpevole di ciò che ha fatto. È vittima di ogni cosa. È talmente vittima che ora, senza che nessuno l'abbia deciso, senza che nessuno l'abbia punita, senza che sia davvero la conseguenza delle sue azioni, Jasper ha perso tutto. Jasper ha perso tutto ciò che era. Jasper è sola. Jasper è stata abbandonata dal suo pianeta. Jasper è stata abbandonata da tutti quanti. Jasper è stata abbandonata dalle uniche gemme con cui lei si sia mai fusa. Perché a nessuno piace Jasper. A nessuno piace sentirsi imperfetto davanti a una gemma che è perfetta. A nessuno piace stare con lei che è antipatica. A nessuno piace essere paragonati a ciò che non potranno mai essere. Ma questo, dal punto di vista degli altri, può essere uno, oh, Jasper è fastidiosa. Ma dal punto di vista di Jasper, è una condanna a dover restare soli per sempre. E solo Steven, riesce ad accettare tutto questo. E solo Steven è riuscito a vedere la bellezza in Jasper. Ci vuole una fatica enorme a vedere la bellezza in una persona orribile. Ma la bellezza c'è.